140 in comunità. È molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce che se siamo troppo soli facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore e soccombiamo. La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo e che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Pensiamo ad esempio ai sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, alle sette beate religiose del primo monastero della Visitazione di Madrid, a San Paolo Miki e compagni martiri in Giappone, a Sant'Andrea Tegaon e compagni martiri in Corea, a Santi Rocco Gonzales e Alfonso Rodriguez e compagni martiri in Sud America. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci trappisti in Algeria che si sono preparati insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell'altro. Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un discepolo: stai vivendo con altri perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù. La comunità è chiamata a creare quello spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto. Condividere la parola e celebrare insieme l'Eucaristia ci rende più fratelli e più trasforma via via in comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, come fu il caso di San Benedetto e Santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale che vissero insieme Sant'Agostino e sua madre Santa Monica. All'avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire da questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi, accadde per opera tua, io credo, secondo i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una finestra prospiciente il giardino della casa che ci ospitava. Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte della vita che è presso di te. E mentre parlavamo e anelavamo verso di te, la sapienza, accogliemmo un poco con lo slancio della mente, così che la vita terrena somiglierebbe a quel momento di intuizione che ci fece sospirare. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più impotente. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che formava Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari, il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa, il piccolo particolare che mancava una pecora, il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritardava. Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all'alba. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell'amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è il luogo della presenza del risorto
che la va santificando secondo il progetto del Padre. A volte per un dono dell'amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari, ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio. Una sera d'inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio. A un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale. Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima. Quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della terra che non potevo credere alla mia felicità. Santa Teresa di Gesù Bambino. Contro la tendenza all'individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù, che tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te.